Ciao Ghost Brothers and Sister e bentornati in questo secondo video della playlist Paranormal Café. Oggi parleremo degli angeli. Guarderemo oltre il velo della teologia e capiremo che quello che noi conosciamo degli angeli riguarda solo la tradizione e che la Bibbia descrive dei personaggi totalmente diversi. Ma prima di iniziare, sigla! Come sempre, per capire un concetto bisogna conoscerlo, bisogna conoscere la parola originale con cui veniva indicato e la traduzione letteraria ci aiuta a capire quello che realmente sul testo c'è scritto, così da avere un quadro più chiaro e poter fare in autonomia i nostri ragionamenti, che poi è l'obiettivo di questi video. Se cerchiamo angelo su Google, la prima cosa che troveremo sarà la pagina di Wikipedia che dice: in molte tradizioni religiose, un angelo è un essere spirituale che assiste e serve Dio o gli dèi, o è al servizio dell'uomo lungo il percorso del suo progresso spirituale e della sua esistenza terrena. Moltissime sono le testimonianze di persone che hanno interagito con queste figure angeliche durante la storia, fino ad arrivare ai tempi nostri. Del resto, il web è pieno di video, fake o meno, dove si vedono angeli volare nel cielo, oppure comparire per poi risparire in un lampo di luce. Insomma, nell'iconografia gli esseri angelici sono quindi creature spirituali evanescenti che risplendono di luce, che volano con grandi ali bianche, divisi in gerarchie, divisi per nome chiaramente, come per esempio cherubini, serafini, fino ad arrivare agli arcangeli. Ma c'è davvero scritto così nell'Antico Testamento? Per tentare di capire con chi realmente noi Ghost Hunter abbiamo a che fare quando durante una sessione dal Ghost Box esce angelo o angeli, come per i diavoli della puntata precedente, che se non hai visto ti consiglio di andare a vedere, la storia è molto differente. Quello che la tradizione racconta non è neanche lontanamente vicino a quello che realmente c'è scritto nel testo biblico. Ho deciso di prendere come riferimento tre figure anticotestamentarie e fare una divisione fra quello che racconta la tradizione e quello che realmente c'è scritto. Le parole e i personaggi che prenderemo in esame sono tre: angelo o angeli, Gabriele, l'arcangelo, e i cherubini. Come ho detto all'inizio, saranno divisi in tre video. Oggi parleremo degli angeli o angelo, i Malachim. Il significato letterale della parola Malak è messaggero. Quindi, quando gli autori sacri scrivevano il termine Malachim, intendevano letteralmente messaggero. Quindi, ogni volta che voi, leggendo la Bibbia, troverete scritto angelo o angeli, dovete tradurre con Malak o Malachim. Per capirci, quando leggiamo sulle nostre Bibbie gli angeli del Signore, in realtà, in ebraico, c'è scritto i Malak di Yahweh. Il termine Malak viene successivamente tradotto nella Bibbia greca con il termine greco angelos, da lì deriva angeli. I Malak compaiono per la prima volta nell'Antico Testamento, nella famosa storia biblica di Lot, in cui si racconta che due Malachim, in qualità di messaggeri dell'Elohim, Yahweh, vanno da lui per avvertirlo dell'imminente distruzione di Sodoma e Gomorra. Ma vediamo cosa dice il testo biblico e cosa dicono gli studiosi su questi Malachim. Sia nei rotoli del Mar Morto, che in Paolo, che in Tertulliano, padre della Chiesa, si dice questo: le giovani fanciulle che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti i Malachim devono coprirsi il capo a loro tutela. Tertulliano, in De Virginibus Velandis, dice: le giovani vergini che partecipano alle assemblee dove sono presenti gli angeli devono coprirsi il capo per non eccitare sessualmente gli angeli. Quindi, già agli albori della Chiesa romano-cattolica e apostolica, i padri fondatori della Chiesa sapevano che gli angeli erano in carne ed ossa e non entità spirituali, tantomeno benevole.
che dovevano mangiare, riposarsi, dormire, lavarsi, come tutti noi, e soprattutto che erano talmente simili a noi che erano irriconoscibili. Tant'è che Paolo, nella lettera agli Ebrei, dice non dimenticare di dare ospitalità, perché senza saperlo potresti aver ospitato uno di loro. Ghost Brothers and Sister, anche questa volta siamo arrivati alla fine del video. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato dei chiarimenti sulla figura anticotestamentaria del Malachim, quindi dell'angelo. Mettiamocelo in testa, l'angelo per come lo conosciamo noi è solo ed esclusivamente di tradizione. La figura che realmente viene raccontata è totalmente diversa. Ora sapete chi erano i Malachim. Nel prossimo video vedremo la figura dei cherubini. Bene ragazzi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi al canale, attivate la campanella per restare sempre agganciati. Un salutone dal Fabo, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre, fate i bravi!